Sono 24 i minorenni denunciati dalla Polizia Postale della Toscana per i reati di violenza sessuale aggravata ai danni di due dodicenni. Il branco avrebbe anche diffuso i video pedopornografici, una vicenda di alcol, stupefacenti e rapporti sessuali. Un'indagine molto complessa portata avanti dalla Procura Minorile di Firenze. Secondo quanto ricostruito, alcuni minori avrebbero compiuto atti sessuali con delle dodicenni, abusando della loro condizione di inferiorità psichica dovuta alla giovanissima età e all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, mentre altri avrebbero assistito alla scena, documentando con foto e video divulgati su piattaforme di messaggistica istantanea, diventando virali. I filmati sarebbero stati registrati a una festa di Capodanno a casa di un 14enne, ideatore dell'evento e protagonista dei video. Alla festa avrebbero partecipato 17 minori, 9 ragazzi e 8 ragazze, quasi tutti coetanei, ad eccezione di due ragazzine di appena 12 anni alle quali l'organizzazione avrebbe suggerito di non dire la loro età agli altri partecipanti. Le indagini sono scaturite dalla denuncia presentata dalla madre di uno dei ragazzi, che avrebbe trovato sul telefono cellulare del figlio un gruppo WhatsApp sul quale sarebbero stati fatti circolare due video. Tutti i partecipanti erano consapevoli che l'evento sarebbe stato caratterizzato dal consumo di alcol, stupefacenti e rapporti sessuali. Ci sarebbero stati accordi per stabilire chi avrebbe dovuto procurarsi hashish e marijuana, chi superalcolici e profilattici. Tutti i partecipanti, senza freni inibitori, avrebbero avuto rapporti sessuali promiscui. A Napoli, un turista spagnolo 15enne è stato violentato da un inserviente a bordo della nave da crociera sulla quale stava trascorrendo una vacanza assieme alla famiglia. La procura ha chiesto e ottenuto l'arresto del presunto violentatore, un 54enne dell'Honduras, accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono al 24 giugno. Il minore sarebbe stato attirato in trappola e poi violentato dal 54enne, addetto alle pulizie, nella sua cabina mentre i genitori stavano facendo un'escursione in città. Subito dopo le violenze, il ragazzo ha avvertito il fratello, che a sua volta ha chiamato i genitori. Nei prossimi giorni il giovane spagnolo, originario di Alicante, sarà ascoltato nell'ambito dell'incidente probatorio. La guerra in Ucraina giunge al giorno 504. Durante il vertice NATO di Vilnius, il segretario Stoltenberg, incontrando Zelensky, afferma: «L'Ucraina è vicina alla NATO come mai prima d'ora». Il presidente ucraino dice: «Pronti a entrare dopo la guerra». Secondo il ministro degli esteri italiani, l'adesione dell'Ucraina alla NATO di fatto c'è. Un incendio in piazza Municipio a Napoli ha completamente distrutto all'alba la Venere degli Stracci, installazione d'arte contemporanea realizzata dall'artista Michelangelo Pistoletto. Le fiamme hanno ridotto in cenere la statua e la montagna di indumenti ai quali la Venere si appoggiava. Ignota al momento l'origine delle fiamme, ma subito dopo l'installazione dell'opera a fine giugno erano già stati avanzati dubbi sulla sicurezza, dato che la Venere non era protetta in alcun modo. E il sindaco rivela: c'era una gara social per bruciare la statua. Il coordinatore delle attività culturali del comune, che ha curato il progetto, aveva assicurato che gli stracci erano ignifughi. Sono stati rivestiti di materiale speciale che neutralizza le fiamme. Già nella fase di produzione si è pensato a come difenderla non solo dai vandali, ma anche da un certo tipo di agenti atmosferici. Resta quindi a maggior ragione da chiarire come sia scoppiato l'incendio e come le fiamme abbiano potuto attecchire su un materiale trattato per essere ignifugo. L'elemento di preoccupazione è il solito. L'Italia è divisa in due con ragazzi del mezzogiorno fortemente pregiudicati nelle opportunità formative e occupazionali rispetto agli studenti di aree più avvantaggiate del paese. Questo il quadro generale tracciato dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a margine della presentazione dei dati Invalsi. Un divario, quello tra nord e sud, che sorge già nella scuola primaria con una preoccupante carenza di competenze in matematica e inglese, fondamentali per lo sviluppo individuale e collettivo. La tendenza poi si amplifica nella scuola secondaria, dove al sud si registra un'alta percentuale di assenze, risultati che spingono a prendere dei seri provvedimenti. Da qui la decisione di presentare un'agenda sud che prevede l'individuazione di scuole dove maggiori sono le fragilità, prosegue Valditara. Iniziamo con 240 scuole, investiremo risorse importanti. È un passaggio che vedrà più insegnanti in ogni scuola, soprattutto per le materie più critiche come matematica, italiano e inglese. Il ministro aggiunge anche che ci sarà una formazione specialistica per docenti che insegnano in queste scuole, con una retribuzione aggiuntiva per le attività extracurricolare. Via libera dell'Eurocamera alla proposta di legge sulla natura, seppur con alcuni emendamenti rispetto al testo della Commissione. Il via libera è passato con 336 voti favorevoli, 300 voti contrari e 13 astenuti. Una volta completati i negoziati interistituzionali, il testo tornerà all'Eurocamera per una sua adozione finale. L'approvazione della legge sulla natura è stata accolta con entusiasmo da numerosi attivisti per l'ambiente, tra cui Greta Thunberg. All'uscita dell'aula dell'Eurocamera, Greta ha dichiarato: «La nostra battaglia continua, senza natura non c'è futuro». Ha anche aggiunto che è scandaloso dover lottare per ciò che dovrebbe essere garantito e che questi problemi non dovrebbero neanche esistere.
Anche quest'anno il mare è il re incontrastato delle vacanze estive. Le spiagge sono prese d'assalto da italiani e stranieri, ma le vacanze al mare costeranno in media il 12,6% in più rispetto allo scorso anno. Il rincaro dei prezzi non sarà a caso solo italiano, ma riguarderà anche i principali rivali come Spagna, Grecia, Croazia, Costa Azzurra. Nonostante gli aumenti, anche il meteo, che non è stato finora molto favorevole, ci sarà una buona ripresa rispetto non solo alla passata stagione estiva, ma anche nei confronti dell'estate 2019, quella pre-pandemia. Quanto al fatturato, secondo studi, quello generato dalla clientela italiana sarà pari a 24 miliardi e 871 milioni, mentre quello della clientela straniera è pari a 8 miliardi e 40 milioni.